Buongiorno, sono Sergio Grasso e sono il referente per la Locride della ormai nota associazione di appassionati ferroviari Ferrovie in Calabria. Oggi siamo qua alla stazione di Locri in occasione del quarto evento legato alle iniziative culturali ferroviarie, le abbiamo denominate noi, che praticamente cercano di coniugare le visite ai luoghi di pregio archeologici, culturali della nostra zona con l'utilizzo del vettore ferroviario. Quindi cerchiamo di incrementare questa simbiosi fra un mezzo di trasporto ecologico ed ecosostenibile con il piacere di gite culturali nei vari siti della nostra regione. L'intento è quello di far conoscere questi siti anche a persone del luogo. In effetti oggi abbiamo la visita di dei gruppi, sono alcuni gruppi, nella fattispecie c'è Italia Nostra, il gruppo archeologico Protoneate e il gruppo Paolo Orsi, il gruppo archeologico Paolo Orsi di Soverato, quindi sono del luogo, a dimostrazione che il turismo nelle nostre zone può essere incrementato anche sotto il profilo locale, non solo quello nazionale o internazionale. Erroneamente si pensa che il turismo sia un qualcosa legato a regioni lontane, invece ognuno di noi può constatare che ci sono delle bellezze qui in Calabria, anche nella nostra zona, tuttora poco note a noi stessi. Io stesso mi meraviglio durante le nostre iniziative nel visitare alcuni luoghi, magari distanti pochi chilometri, nel conoscere che ci sono bellezze così di incommensurabile valore a pochissimi chilometri dai siti dove abitiamo. Questo dai siti dove abitiamo è a pochissima distanza dalla linea ferroviaria, ecco il connubio fra cultura e treno è evidenziato in questo senso. Cerchiamo di proporre un'immagine diversa della nostra ferrovia che per tanti anni è stata valutata solo come un ostacolo per raggiungere il mare. Molte persone, io sento a volte alcune discussioni relativamente alla scarsa importanza della nostra linea ferroviaria, è un concetto completamente sbagliato, quando invece può essere una grande opportunità per la visita a questi luoghi e soprattutto per il fatto che sposti dalla strada. Noi siamo qua, abbiamo tutti il grande problema della statale 106, una delle strade più pericolose d'Italia. Tutt'oggi dobbiamo constatare che pur essendoci la possibilità di trasferirsi comodamente sul treno lungo i paesi della fascia ionica, prevale tutt'oggi il trasporto su gomma. Quindi lo scopo è anche questo, attraverso questo connubio culturale ferroviario, di dare atto che il nostro principio è valido e auspicabile che venga perseguito. Alcune note sul gruppo che arriva oggi. È capeggiato dalla professoressa Teresa Liguori, che ci tengo a precisare è la vicepresidente di Italia Nostra, anzi aggiungerei che praticamente è un presidente onorario. Proprio a settembre la professoressa Liguori era stata proposta per la presidenza nazionale di Italia Nostra, ma lei suo malgrado non ha potuto accettare perché non aveva la possibilità di garantire una presenza costante a Roma. Dicevo, ci sono gli altri gruppi sempre di appassionati archeologi. Noi come associazione Ferrovie in Calabria ci occupiamo di dare assistenza logistica per quanto riguarda l'organizzazione dei treni sia all'andata che al ritorno. Voglio approfittare per ringraziare, proprio a dimostrazione dell'ormai potere, uso un termine poco felice, potere contrattuale che ormai abbiamo raggiunto, ecco diciamo la forma di collaborazione molto stretta che abbiamo raggiunto anche con Trenitalia, che ci riconosce il nostro ruolo di promotori del trasporto ferroviario, e vorrei approfittare, dicevo, per ringraziare il signor Daniele Savi, che è il responsabile commerciale di Trenitalia, che
dietro nostra preghiera e suggerimento è riuscito a far eseguire questi trasporti di questa gita con uno dei nuovi treni Swing. Come voi sapete, noi siamo da qualche anno, siamo riusciti a ottenere dei treni di ultima generazione, e proprio in questa occasione, visto anche il folto numero di partecipanti, ci è stata accordata, grazie al signor Daniele Savi, la presenza di un treno nuovo ed efficace come lo Swing. Oggi, dicevo, è la quarta gita archeologica ferroviaria e avrà per oggetto la visita alla villa di Casignana. Ricordo che questo ciclo di gite è iniziato 4 anni fa. La prima gita è stata agli scavi di Locri, la seconda gita è stata al parco di Sibari, la terza gita è stata nella visita, è stata effettuata nel sito archeologico di Monasterace, con la visita del relativo museo, la Cattolica di Stilo e gli scavi di Caulon, e quest'anno ci occuperemo della villa di Casignana. Sono iniziative che stanno riscuotendo sempre più successo e vengono guardate con molta simpatia anche dagli operatori turistici della zona, che vedono così anche delle iniziative che fanno da volano all'economia locale, pur piccole ma pur sempre utili e preziose. Il treno regionale 3667 di Trenitalia, proveniente da Catanzaro Lido e diretto a Reggio Calabria Centrale, delle ore 10.49, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Povalino, Bianco, Brancaleone, Boba Marina, Melito di Porto Salvo, Reggio di Calabria Omega. Treno regionale 3667 di Trenitalia, proveniente da Catanzaro Lido e diretto a Reggio Calabria Centrale, delle ore 10.49, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Povalino, Bianco, Brancaleone, Boba Marina, Melito di Porto Salvo, Reggio di Calabria Omega.
Anche quest'anno si rinnova l'iniziativa del treno della Magna Grecia, organizzata da Associazione Ferrovie in Calabria e Italia Nostra di Crotone, assieme alla sezione di Italia Nostra di Giron Marina, il gruppo archeologico Paolo Orsi e il gruppo archeologico Crotoniate. Si tratta di un'iniziativa che serve a promuovere proprio il rilancio del trasporto ferroviario sulla linea ionica e in particolare l'intermodalità tra gomma e ferro, necessaria anche a valorizzare tutti i luoghi di interesse storico e culturale presenti lungo tutta la fascia ionica. In questa giornata infatti siamo arrivati qui a Locri in treno e andremo a visitare la villa romana di Casignana, dimostrando proprio ancora una volta qual è la valenza turistica di questo territorio percorso da una linea ferroviaria ormai storica, che ricordiamo è stata protagonista appunto del Grand Tour alla fine dell'Ottocento e ancora oggi può tornare appunto ad avere un grandissimo rilievo per lo sviluppo del nostro territorio. Questo è quello che noi stiamo cercando come associazione Ferrovie in Calabria di portare avanti in questi anni attraverso le nostre istanze alla Regione Calabria e agli organi nazionali.